Ed eccola qui, la Mole Antonelliana, il simbolo della nostra città. Con i suoi 167,5 metri di altezza, nel 1889, al momento della sua inaugurazione, era l'edificio in muratura più alto d'Europa. Purtroppo ha perso questo primato, quando all'inizio del 1900, per problemi strutturali, è stato rinforzata con il cemento armato. Oggi il museo, la Mole, ospita il Museo Nazionale del Cinema, istituzione tra le più importanti non solo in Italia ma nel mondo, voluto dalla collezionista e studiosa Maria Adriana Prolo, che negli anni 30 del 1900 ha cominciato a raccogliere le testimonianze di quella che era di quello che era il cinema, cominciando però dall'archeologia. Non vi svelo oltre perché magari vi accompagnerò poi all'interno delle sale del percorso, ma è importante ricordare come la Mole in realtà sia nata come sinagoga. Era infatti stata commissionata dalla comunità ebraica di Torino all'architetto Alessandro Antonelli, da cui ovviamente il nome poi della Mole, il quale però man mano che andava avanti con la sua costruzione faceva diventare l'edificio sempre più grande, sempre più imponente e ovviamente sempre più costoso, e questo quindi ha comportato che la comunità ebraica abbia poi ceduto la struttura al comune di Torino, che in cambio gli ha dato poi un terreno che sul quale sorge ancora l'attuale sinagoga dalle parti della stazione Porta Nuova. Ecco allora che la Mole è divenuta poi primo nucleo, ha accolto il primo nucleo del Museo del Risorgimento dedicato alla memoria di Re Vittorio Emanuele II, fino ad ospitare, come dicevamo, il Museo Nazionale del Cinema. Tra le particolarità immancabili del percorso, l'ascensore che conduce direttamente al tempietto che vediamo panoramico a metà circa dell'altezza della Guglia. Una visita straordinaria che, se verrete a Torino, ovviamente non potrete mancare di fare.